Con ArcelorMittal accade davvero di tutto, di più, le situazioni più incredibili, in un momento particolarissimo, difficilissimo, per varie ragioni, in primis la pandemia, assistiamo addirittura al cambio dell'appalto. Infatti viene fatta fuori la GS, un fatto, una situazione sorprendente, Rizzo, lo ripeto, in un momento terribile, difficilissimo. Sì, lo dicevi tu prima, un cambio d'appalto in un momento, come dire, io lo definirei pazzesco quello che sta avvenendo. Cioè, tu metti in discussione la vita di 200 famiglie, per quale motivo? No, non si sa, anche perché l'unica certezza che abbiamo è che la gara non è stata neanche svolta. Quindi non c'è stato un problema di gara per dire AGS ha offerto di meno e qualcuno ha offerto di più, qualcun altro ha offerto di meno. No, c'è stata una telefonata che pare che i vertici di AGS hanno ricevuto la settimana scorsa, in cui gli avvisavano che da giorno 1 avrebbero dovuto lasciare l'appalto perché altre due società avrebbero, come dire, ottenuto quei lavori. La cosa grave è che tu fai un cambio d'appalto nel momento in cui c'hai la pandemia che sta aggredendo e quindi metti in discussione 200 posti di lavoro, perché lo voglio ricordare a me stesso. AGS, che io ho criticato all'inizio, quando è arrivata, è stata una delle tre aziende con cui siamo riusciti a fare accordi negli ultimi due anni. Nello specifico abbiamo fatto accordi sul ticket, per l'indennità a turni e per il cambio tuta. È un'azienda che si è accollata l'onere di assumere quasi 50 dipendenti in più che erano rimasti fuori, che erano rimasti a terra nello scorso cambio appalto, con un accordo sindacale apposito. Gli ultimi 4 erano stati richiamati il mese scorso. Quindi un'azienda che si è fatto carico anche delle inadempienze di altre aziende, tra cui la SEA, che è una di quelle che sembra che abbia preso un pezzo d'attività della AGS. Quindi la SEA due anni fa doveva assumere dei lavoratori che non ha assunto, AGS si è fatto carico anche di quei lavoratori, oggi a SEA restituiscono l'appalto in pratica e viene rimesso tutto in discussione, perché noi già sappiamo che verrà rimesso tutto completamente in discussione. Ma anche qua, barra dritta, per noi vanno tutti assunti i lavoratori e per quanto ci riguarda i diritti acquisiti rimangono tali, tutti, compreso ticket e quant'altro. Perché guardate, è bene raccontare la storia di questi lavoratori. Alcuni di questi escono dall'ex Semat, che dichiara un esubero, vanno a finire nella Steel Service, che è la multiservizi del gruppo Trombini, per poi andare a finire nella Quadrato, per poi andare a finire nella GS e adesso, per ritornare, una parte di questi probabilmente in un'altra multiservizi che fa sempre capo al gruppo Trombini e quindi vicino alla Semat. Cioè, il paradosso è questo: in tutto questo sono passati 10-11 anni, probabilmente lo schema è sempre lo stesso. Cioè, io ti prendo ma ti azzero i diritti e se siete 100 non vi prendo tutti ma ne prendo una parte. Cioè, è questo lo schema degli appalti. Anche qua ci vorrebbe, come dire, tanta responsabilità. Gli appalti sono la parte più debole del sistema ILVA e vanno tutelati, e da questo punto di vista, come dire, noi faremo le barricate affinché nessuno di questi lavoratori perda un centimetro di diritti o si perda un solo posto di lavoro.